Questionario partecipanti PFA 2 2014. Dopo aver apposto data, nome e cognome, cominciamo con le domande. Domanda numero 1. In Italia, quanti tipi di mercati esistono per l'energia e il gas? 1. 2. Più di 2.
Domanda numero 2. Come vengono definiti questi mercati e come si formano i prezzi?
Domanda numero 3. Come fa un consumatore a trovare i migliori prezzi di riferimento per le offerte nel mercato libero dell'energia? Va sul Trova offerte del sito dell'Autorità per l'Energia. Fa una ricerca di mercato su internet. Chiama tutti gli operatori di energia. Accetta la prima proposta telefonica che gli viene offerta. Firma un contratto per strada senza leggerlo.
Domanda numero 4. Qual è il modo migliore per fidelizzare il consumatore d'energia? Ascoltarlo e indirizzarlo. Proporgli un contratto qualsiasi. Consigliargli il mercato tutelato.
Domanda numero 5. Sono validi i contratti stipulati a distanza senza la volontà del consumatore? No. Sì. Se nel rispetto della direttiva Consumer Right. Sempre.
Domanda numero 6. Quali sono i contenuti principali di una bolletta?
Domanda numero 7. Nel quadro di dettaglio, quali sono gli elementi contenuti? A. B. C.
Domanda numero 8. La bolletta 2.0 esiste già? Sì. No.
Domanda numero 9. Quanti tipi di conciliazione esistono nel comparto energetico? 1, 2, 3.
Domanda numero 10. Entro quanto tempo deve pervenire una risposta ad un reclamo per attivare una conciliazione? 30 giorni, 60 giorni, 90 giorni, 120 giorni.
Domanda numero 11. Cosa si intende per contratto non richiesto? Attivato senza la volontà del consumatore. Attivato senza la volontà del fornitore. Un contratto mai attivato.
Domanda numero 12. Che cos'è la conciliazione clienti-energia? A. Una procedura tra azienda e associazione consumatori. B. Una procedura tra azienda e consumatori con la presenza di un facilitatore di AU. C. Una procedura presso l'autorità.
Domanda numero 13. La conciliazione cliente-energia quando può essere attivata? A. Solo dopo aver fatto il reclamo e sono decorsi i termini previsti e non sia stata esperita altra procedura. B. Dopo aver tentato la conciliazione paritetica. C. Durante l'esame del reclamo allo sportello del consumatore AU.
Domanda numero 14. Analizza questo scambio di comunicazione. Cliente: siete tutti stupidi, non sapete fare niente. Operatore: prendo atto della sua lamentela, mi spieghi le motivazioni che l'hanno indotta a pensare questo. A che tipo di dialogo appartiene? Adulto-bambino, bambino-adulto, genitore-genitore, bambino-genitore.
Domanda numero 15. Un consumatore si altera durante un contatto telefonico e insulta l'operatore. Quest'ultimo risponde con altrettanta veemenza e la telefonata si conclude in modo brusco con uno dei due che riattacca. Posiziona nel quadro dove sta il cliente e dove l'operatore e poi dove avrebbe dovuto invece posizionarsi l'operatore per gestire il conflitto.
Per la valutazione dei risultati, inviate il questionario all'indirizzo codacons@codacons.it. Il materiale dovrà pervenire entro il 31 dicembre 2014. Vi ringraziamo per la collaborazione.